primo convegno di Napoli Capitale. Per Sud e Civiltà, Sud e Civiltà, abbiamo qui appunto Eugenio Bennato che ci può dire qualcosa a proposito. Ma guarda, io essendo napoletano sono il meno indicato, perché sembrerei, come dire, in qualche modo legato alla città straordinaria, la possiamo vedere pure in questo momento. Io parlerei della cultura di Napoli, della cultura del sud, della musica, dell'arte, e mi ha conquistato da quando ero ragazzo, quando fondai la Nuova Compagnia di Canto Volare, e mi ha permesso di girare il mondo e veicolare un'immagine diversa del sud. Perché Napoli è passione e cultura. Napoli è, sì, è eleganza, passione e cultura, ma è soprattutto l'epicentro di una grande, di un grande sud che è il nostro orgoglio, la nostra fierezza, e in qualche modo ci spinge a contrapporci all'appiattimento della civiltà globalizzante. Siamo con Edoardo Vitale, direttore della Fiere e presidente di questa nuova associazione Sud e Civiltà, Sud e Civiltà. Questa associazione nasce da un'esigenza che secondo noi è molto urgente, ossia quella di invertire la rotta di un sud destinato all'abbandono, alla desertificazione, all'invecchiamento, per rimetterlo sulla strada dello sviluppo, sulla strada dell'orgoglio identitario, dell'autonomia, perché il futuro dei nostri giovani dipende da noi e non si può più perdere tempo. Quindi uno scatto d'orgoglio in questa occasione. Sì, di orgoglio ma anche di consapevolezza che la situazione è grave, e se a volte occorrono delle misure drastiche, io dico che quello di cui dobbiamo aver timore è l'estremismo dell'indifferenza, cioè questa abulia, questo abbandono che rende la gente incapace di reagire a situazioni gravissime, a cominciare dalla disoccupazione giovanile. Il Sud non può aspettare, vero? Il Sud non può aspettare, perché sono già 157 anni di un'unità fatta male, realizzata in danno del Sud e che ha visto il Sud in una posizione subalterna. Si sapeva che si sarebbe andati sempre peggio, e infatti oggi siamo sul punto che la nostra terra sta per morire, perché rimane solo una terra di anziani, le giovani energie vanno fuori. Questo significa essere condannati a subire le decisioni degli altri, che sicuramente non sono a favore dei nostri interessi. La grandissima affluenza qui testimonia proprio un interesse rinnovato verso queste tematiche. Come abbiamo potuto vedere già nella preparazione del convegno, l'adesione è stata grandissima sul territorio, ma anche da fuori. Sì, perché nonostante il lavoro di lavaggio del cervello che è stato fatto per 157 anni ai danni dei napoletani, dei meridionali, delle loro tradizioni, la tradizione è come un fiume sotterraneo che prima o poi trova la forza per riaffiorare. Questo è il momento giusto per un cambio, vero? In verità il momento giusto forse era già arrivato da molto tempo, solo che adesso veramente siamo al punto di non ritorno. Bisogna invertire la rotta, riprendere le redini del nostro destino, e la possibilità c'è, anche se l'impresa sembra difficile. Ricordiamoci che il mondo ci guarda, noi siamo capaci di qualsiasi impresa. Interessante la grande presenza di giovani, finalmente. Io penso che si sentano stimolati quando gli si ricorda che possono guardarsi con orgoglio allo specchio. Come ci si iscrive all'associazione? È molto semplice, basta contattarci sia via internet, via Facebook, o soprattutto noi consigliamo di venire ai nostri convegni, alle nostre manifestazioni. Sud e civiltà, Sud e civiltà. Io stamattina sono arrivato qui a Napoli dalla Calabria, proprio perché credo in valori fondamentali quali la tradizione, i valori del nostro popolo, che debbono essere ristabiliti una volta per tutte e riportare la verità, quella verità che è stata negata da 150 anni. E questo ruolo compete solo a Sud e Civiltà, perché ha tutte le carte in regola per poter portare avanti questo progetto serio, con passione e serietà. E Sud e Civiltà non è solo Napoli, non è la Campania, ma racchiude tutto l'antico regno, che va dalla Campania fino alla terra di lavoro e arriva fino alla Sicilia. Quindi siamo tutti un popolo unito, che siamo qui per portare avanti le nostre ragioni, le nostre istanze che ci sono state negate da 150 anni, appunto. Primo convegno tradizionalista della città di Napoli Capitale, per presentare Sud e Civiltà, Sud e Civiltà. Sud è civiltà, Napoli è civiltà, e noi siamo qui
con la volontà forte, ferma, di affermare questa verità, che Napoli è la capitale della civiltà, una civiltà antica. Uno scatto d'orgoglio per Napoli. Sì, l'orgoglio i napoletani l'hanno sempre avuto, forse mal incanalato. Noi non possiamo più accontentarci di successi sportivi o di affluenza disordinata del turismo dalle nostre parti. Giornata importante questa per Sud e civiltà. Sud è civiltà. Sì, infatti Sud per noi è civiltà, è la nostra civiltà e le tradizioni, le nostre tradizioni. È un'associazione che ci crediamo davvero tanto, non solo nell'associazione, ma soprattutto nelle persone che compongono l'associazione. Questo è lo spirito giusto per noi. Sud e civiltà è controcorrente, un legame antico che ora si rinnova. Certo, si rinnova. Noi abbiamo costituito un'associazione culturale ereditando insomma il patrimonio culturale che ci ha lasciato Pietro Golia, e con Sud e Civiltà di Edoardo Vitale continuiamo questo sodalizio per organizzare eventi sul piano culturale innanzitutto, ma noi anche sul piano editoriale andiamo avanti con la casa editrice, quindi abbiamo ripreso le pubblicazioni e questo ovviamente ci dà conforto e ci dà la possibilità oltretutto di organizzare sul piano culturale eventi assieme a Sud e Civiltà, perché l'obiettivo è comune. Noi amiamo questa terra, amiamo il Sud e abbiamo delle risorse infinite sia dal punto di vista culturale che paesaggistico che economico, quindi dobbiamo solo creare le opportunità perché ci sia sviluppo e perché i nostri giovani non abbandonino più le nostre terre ma trovino qui la soluzione per il loro futuro. Abbiamo Luigi Branchini. Sì, una giornata veramente particolare e questo 28 ottobre è da ricordare perché da oggi c'è la rinascita, almeno dal nostro punto di vista, la rinascita del Sud. Un sacco di tesi, discussioni che servono proprio per rilanciare questa nostra Napoli e il Sud insieme che proprio è lasciata alla deriva. La buona tavola è Sud e Civiltà o Sud e Civiltà? Sì, come magazine Buona Tavola, di cui sono il direttore responsabile nonché il fondatore, abbiamo organizzato un grande evento l'anno scorso che si chiama Alla Tavola dei Borbone, per cui un appuntamento che si è dipanato in 5 incontri. Perché alimentazione, oltre a una risposta a un bisogno naturale, è innanzitutto cultura e arte. Sì, non si può prescindere dalla cultura e dall'arte se non si parla anche di alimentazione. Alimentazione è civiltà e oggi dobbiamo quanto di più ritornare a quelli che sono i gusti, i sapori e le tradizioni di una volta. Sud è civiltà, Sud è civiltà anche nell'alimentazione e nell'agricoltura. Giusto? Certamente, quello che contraddistingueva il regno delle due Sicilie, e la sua posizione geografica, l'esposizione a sud, e la culla delle civiltà, la culla dell'alimentazione, la culla della coltivazione del grano duro, la base essenziale della nostra dieta mediterranea. E quindi un elemento identitario della nostra amata, del nostro amato regno, e che oggi dobbiamo rivalutare. Si sta lottando in questo mondo di globalizzazione, di confusione, ma abbiamo grandi aspettative, grandi opportunità e quindi grande rilancio.